A 27 anni di distanza riesco ancora, sì, Vai, vai. dicevo che a 27 anni di distanza, 27 anni di distanza mi sento ancora commosso nel sentire le parole del Presidente, nel sentire il suo amore, la sua passione sviscerata per il Parma Calcio, ma soprattutto ancora di più per la città, per le persone che gli stavano attorno, per i tifosi. Era veramente un rapporto fantastico che facevano parte della sua persona, una signorilità che lo ha sempre contraddistinto e che, lasciatemelo dire, non è peggioria, contraddistingue un po' la famiglia. Sono orgoglioso di essere amico con i figli, con Fulvio e con Dante. E, è un filo conduttore che è andato avanti nel tempo e credo che la linea che ha dettato il signor Ernesto nella vita e nella famiglia lo sapete solo voi, ma anche nel calcio, visto che a te è toccato anche il compito di sostituirlo, sia stato un insegnamento importante. Sì, io sono un po' emozionato perché questa è stata l'ultima intervista fatta da mio padre. Non vorrei aggiungere parole perché credo che non ci sia bisogno di dire niente. Cioè, queste ultime parole che lui ha detto credo che abbia fatto capire a chi non lo conosceva e ricordare a chi lo conosceva come lui ha vissuto questa grande avventura nel Parma Calcio durata più di 16 anni. Questa è un'intervista ad un mese praticamente prima della sua scomparsa e sì, non vorrei aggiungere nulla. Le parole che lui ha detto credo che siano emblematiche per far capire, ripeto, cosa lui provava per questa squadra e per i suoi giocatori. C'è stata la Serie A, ci sono stati trionfi importanti. Ti è mai capitato di pensare durante tutto il periodo che hai vissuto all'interno del Parma, tra tanti successi, di dire ecco, questo è il momento in cui mio padre avrebbe voluto essere a Tardini o in uno degli stadi europei? Beh, certamente il 27 maggio del 90, 3 mesi dopo che lui se n'era andato, e la vittoria con la Reggiana, la chiusura dell'epilogo del suo sogno che è stato così bene riportato in quella frase che abbiamo qui alle nostre spalle sopra le coppe. Questa è stata sicuramente la cosa che lui forse si meritava di poter vedere dal vivo. Ne approfitto per, visto che sono qui, ringraziare ancora tutta la società Parmacalcio che ha voluto dare questa casa alla storia del Parma e credo che sia stata una cosa molto importante. Come ha detto qualcuno, il futuro è una porta e la chiave di questa porta è il passato, perché vivendo tutta la nostra storia, 100 anni di storia, si può capire chi è la tifoseria del Parma e quello che potrà ancora fare. Ringrazio le persone responsabili del museo che si sono spesi, adoperati, e come hanno detto prima, è stato un sogno per loro ed è stato un sogno anche per me, credo per tutti i tifosi, quindi grazie a tutti voi che avete operato così bene in questo riuscito e fantastico museo. Ci rivolgiamo adesso a parole di casa. Sandro, chiudo il microfono. No, adesso vi salutiamo, salutiamo Luca Carra, salutiamo i tifosi che hanno accettato di essere con noi questa sera lì, i collezionisti, e io vorrei abbracciarvi tutti, più o meno ce la faccio come misure, e soprattutto Francesco Silva che è stato uno dei maestri che ho avuto qua in questa televisione, prima in Via Saffi e poi qua. E Fulvio Ceresini per quello che ha detto e per quello che rappresenta, io direi paradossalmente ancora più oggi che non così che nell'ultimo periodo magari, anche se lui ha avuto la grande soddisfazione unita al grande dolore di arrivare in Serie A appena dopo la morte del papà. Quindi grazie a tutti voi e da oggi l'intervista a Ernesto Ceresini, come abbiamo desiderato e come abbiamo chiesto, è al museo, quindi ringrazia Basport, ringrazia ufficialmente Michele e tutti gli altri collezionisti che hanno accettato di questo inserimento e ringrazia il Parma per aver supportato anche stasera, aprendoci il Tardini,
la nostra trasmissione. Grazie a tutti, chiudiamo il collegamento, grazie anche a Luca Carpigiani che ha curato la parte tecnica.